Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo del premio Borsellino. Questa mattina a Pescara c'è stata la premiazione della 24esima edizione del premio nazionale dedicato alla memoria del magistrato Borsellino. A Pescara è arrivato il capo della polizia Franco Gabrielli, sono arrivati anche Federico Cafiero De Rao, procuratore nazionale antimafia, e tanti altri magistrati e uomini delle forze dell'ordine che hanno partecipato alla manifestazione al Cinema Massimo davanti a una platea di studenti delle scuole della città di Pescara. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Lei ha ricordato nel momento della premiazione questa giovane poliziotta, 24 anni, che era a fianco del magistrato Paolo Borsellino. Ha detto: è questo l'esempio da seguire, perché Borsellino e Falcone sono davvero inarrivabili. Sì, perché soprattutto i ragazzi utilizzino questa inarrivabilità come una sorta di alibi. E allora ci sono esempi più vicini a loro, come Emanuela Loi, una ragazza di 24 anni che, consapevole del rischio cui andava incontro, quel tragico 19 di luglio del 1992 era al suo posto. E quindi, come ci ha già detto tanto tempo fa Ernest Hemingway, non chiederti per chi suona la campana suona anche per te. In un momento nel quale purtroppo forse abbiamo un deficit di credibilità delle istituzioni, dove ci si allontana dalla cosa pubblica, e invece tutti, nessuno escluso, l'informazione, la politica, le istituzioni, dovremmo tutti lavorare perché i ragazzi si riapproprino di una cosa che è loro, che è la cosa pubblica. Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo presente oggi a Pescara per il premio Borsellino, lei ha ricordato sul palco della sua prima esperienza da magistrato, ha detto: sono andato a Milano perché qualche tempo prima a Milano era stato ucciso un giovane magistrato, Emilio Alessandrini. Sì, la mia scelta fu nel 78. E meno di un mese prima era stato ucciso Emilio Alessandrini, e ricordo che il mio sentimento fu quello di andare a ricoprire un posto analogo. Pensai: se ne uccidono uno, altri 100 devono essere pronti per prendere il suo posto, perché la criminalità non può combattere né può competere con lo Stato, e gli uomini dello Stato devono essere sempre capaci di fronteggiare quella criminalità. Credo che la reazione poi dello Stato è stata sempre forte, sempre capace di contenere, per quanto fu il contrasto alle Brigate Rosse, alle formazioni terroristiche, c'è stata una vittoria piena. Sono convinto che riusciremo ad averla anche nei confronti delle mafie. Credo che sia veramente un riconoscimento al lavoro dei giudici abruzzesi, giudici che lavorano in una terra non di mafia, non di criminalità organizzata, per nostra fortuna. Qui non facciamo processi che vanno spesso sulle prime pagine dei giornali, e ne siamo molto contenti, perché il compito dei giudici non è di stare sui giornali, ma di lavorare, di studiare, anche con serenità. E questa è una regione in cui i giudici possono fare il loro lavoro con serenità, proprio perché non c'è quella pressione che in altre regioni d'Italia purtroppo c'è. Le infiltrazioni sono sempre possibili, ormai sappiamo bene che le mafie seguono il denaro. L'Abruzzo è una regione in ricostruzione, come sapete, nelle sue parti colpite dal terremoto. La guardia è sempre altissima. È il mio compito di magistrato, non ho meriti particolari, sono solo il presidente della Corte d'Appello, è proprio quello di far funzionare al meglio questa macchina. Andiamo avanti, restando però sul tema giustizia. La commissione parlamentare che si occupa della riforma Severino, che prevede entro il 2021 la soppressione dei piccoli tribunali, ha udito il presidente del tribunale e il presidente dell'ordine degli avvocati di Avezzano, contrari alla soppressione del loro presidio di giustizia e anche della procura. L'obiettivo di giuristi e politici marsicani, come sta accadendo
in provincia di Chieti per la sorte analoga dei tribunali di Lanciano e Vasto e quello di evitarne la chiusura. Intanto però gli effetti della riforma stanno incidendo sulle piante organiche dei tribunali. Sentiamo il servizio di Gioia Chiostri. Il 21 ottobre scorso sono cominciati i lavori della commissione parlamentare che mira a rivalutare la riforma Severino del 2012. Il Tribunale di Avezzano è sguarnito di personale ovviamente fondamentale come quello dei giudici, un allarme questo che sta emergendo sempre più costantemente. Sì, l'ulteriore effetto della riforma e soprattutto di questa soppressione che abbiamo subito è stato il blocco delle piante organiche sia dei magistrati che soprattutto della parte degli amministrativi. Tutto ciò ricadrebbe sulle capacità operative, sui numeri e quindi su quella che è la capacità del Tribunale di far fronte a un'oggettiva domanda di giustizia che emerge dal nostro territorio. Abbinata poi alla scomparsa del Tribunale di Avezzano potrebbe esserci anche la scomparsa della Procura. Sì, anche la Procura della Repubblica di Avezzano ovviamente è un presidio fondamentale che questo territorio non può certo permettersi di perdere. Cambiamo argomento. Gli agricoltori e gli allevatori delle zone colpite dal terremoto del centro Italia hanno messo in piedi questa mattina a Roma un mercato per vendere i loro prodotti. Una dimostrazione di tenacia da parte di chi ha subito il sisma nonostante le difficoltà e i ritardi della ricostruzione. Sentiamo Giuseppe Dintino. Era la notte del 24 agosto 2016 quando una scossa magnitudo 6 ha messo in ginocchio il centro Italia. Pronto? Sì, pronto, la sento, dica signora. Certo, scavo tu. Allora, ascolti, mi dica da dove ci sono. Signora, sì, devo sapere. Signora, per aiutare. A 3 anni dal terremoto, gli agricoltori, gli allevatori e i pastori delle zone colpite hanno animato a Roma il maxi mercato organizzato da Coldiretti e Campagna Amica. Questa mattina nella capitale si è potuto acquistare il pecorino di Farindola e quello di Campotosto, la patata turchese e salumi teramani, ma anche il ciauscolo marchigiano, le lenticchie di Castelluccio da Norcia e il pecorino laziale. La terra non trema, il coraggio dei contadini, e questo è lo slogan della manifestazione. E i contadini di coraggio hanno fatto prova per davvero, considerando che in difficoltà ci sono 25.000 aziende agricole e stalle censite nei 131 comuni terremotati tra Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. E proprio in Abruzzo, fa sapere Coldiretti, si registra un crollo del 70% della vendita dei prodotti locali, che gli agricoltori e gli allevatori sono riusciti a salvare dalle macerie garantendo la continuità produttiva. E benché i turisti stiano pian piano tornando, in crisi anche gli agriturismi. E questo a causa soprattutto dei pesanti ritardi della ricostruzione, che ancora oggi prosegue con colpevole lentezza. L'Abruzzo doppiamente colpito, in quanto ancora profondamente ferito dal sisma del 2009. Ma nonostante tutte le difficoltà, gli agricoltori non si arrendono. È importante affrontare con misure adeguate le conseguenze del terremoto, sottolinea Coldiretti, per riportare alla normalità l'Abruzzo e tutte le regioni colpite. Adesso una notizia che riguarda l'editoria regionale. La città informa che a causa dello sciopero dei poligrafici del gruppo quotidiano nazionale Il Resto del Carlino, con cui il giornale esce in abbinamento nelle edicole, nella giornata di oggi e domani la versione cartacea non è e non sarà disponibile in edicola. La città dunque sarà regolarmente pubblicata solo nella versione digitale e online per gli abbonati e l'appuntamento invece per le edicole, come di consueto, è per martedì 29 di ottobre. Andiamo avanti. A Lanciano il CDA della SASI spiega le motivazioni alla base dell'aumento delle tariffe dell'acqua realizzate, spiega il gestore del servizio idrico integrato, in base a una nuova normativa nazionale. Tuttavia per gli utenti della SASI l'aumento a famiglia sarà di circa 30 euro l'anno. Sentiamo. Il calcolo della tariffa dell'acqua è stato rimodulato a livello nazionale dall'autorità di regolazione del servizio idrico. La SASI quindi si è dovuta adeguare, ma l'aumento medio per nucleo familiare, assicurano i vertici aziendali, sarà di circa 30 euro l'anno. A fornire spiegazioni in conferenza stampa a Lanciano è stato il CDA della SASI, società per azioni a capitale pubblico che gestisce il servizio idrico nel Chietino. Il presidente Gianfranco Basterebbe. Possiamo tranquillizzare gli utenti che nei consumi medi abbiamo riproiettato per ogni singolo utente una proiezione di aumento
e mediamente non dovrebbe superare le 30 euro annuali. La Sasi in queste settimane sta provvedendo a far recapitare nelle case degli utenti le informazioni relative alla normativa di riferimento, la quale prevede che la tariffa agevolata sia commisurata al numero dei componenti del nucleo familiare. In media si può dire che le famiglie più numerose godranno di tariffe agevolate rispetto ai singoli, la direttrice commerciale Manuela Carlucci. L'autorità ha deciso di dare priorità degli obiettivi di redistribuzione del carico tariffario secondo dei principi di progressività, secondo il principio dell'utilizzo razionale della risorsa e del principio di chi inquina paga. Tradotto per la famiglia tipo, per la famiglia normale, la innovazione più rilevante che porterà questa nuova articolazione tariffaria è che la tariffa agevolata, quindi la prima fascia della tariffa applicata ai consumi nell'uso domestico residente, non sarà più uniforme per tutti, uguale per tutti, ma sarà commisurata al numero dei componenti del nucleo familiare. Ciò significa quindi che le famiglie più numerose potranno avere una maggiore quota di metri cubi calcolata nella tariffa agevolata. Voltiamo pagina, adesso la politica si chiama Comitato Civico Teatino, il nuovo soggetto politico pronto a sfidare i partiti tradizionali sia di centrodestra che di centrosinistra alle prossime elezioni comunali di primavera 2020 a Chieti. Tra i protagonisti e promotori di questo comitato c'è Giancarlo Zappacosta, dirigente della Regione Abruzzo, ora capo del Servizio Sport ed Emigrazione, che presenta quella che definisce una squadra di professionisti e cittadini pronti a dare il proprio contributo alla crescita del capoluogo teatino. Ascoltiamolo nell'intervista. Vogliamo mettere in campo progetti, innovazione, ma soprattutto il culto di un territorio che è stato vilipeso soprattutto dalle, chiamiamo così, da avventizi, da persone che molto spesso si sono prestati impropriamente alla politica senza avere nulla da dare. Allora, non sono io in prima persona. È una squadra che vuole dare un contributo essenziale alla crescita armonica di una città e soprattutto al reperimento di quelle risorse che non può essere fatto solo con la parziale partigiana appartenenza ad una parte politica, ma vedendo a tutto campo e scegliendo gli uomini e le donne migliori per far crescere una città che è in chiaro affanno. Ecco, l'ultima, quali saranno gli step successivi? Allora, noi ci stiamo continuando a incontrare, stiamo portando all'esame varie progettualità, ognuno per il suo, e soprattutto stiamo verificando quali sono i margini di manovra per il reperimento di risorse che non siano legate al bilancio nazionale e a interventi spot, ma che abbiano una valenza su un progetto che veda il rilancio della città di Chieti attraverso una visione urbanistica, culturale e soprattutto vocazionale di ampio spettro. Adesso ci spostiamo a Teramo, dove proseguono le iniziative legate alla edizione del premio Gianni Di Venanzo. Resterà aperta nell'archivio di Stato fino al prossimo 15 di novembre la mostra omaggio a Guido Martella, che vediamo nel servizio. Guido Martella è stato un cittadino poliedrico. Perché? Perché è stato artista, pittore, scultore, architetto, ceramista, ma è stato anche un pugile, campione sportivo a livello universitario, mondiale, ed è stato il primo architetto in ordine di tempo, il primo architetto a laurearsi in architettura per la provincia di Teramo, e poi pittore, era un pittore post-impressionista, di formazione post-impressionista, si era formato alla scuola di Ugo Sforza e di Luigi Cavacchioli, e poi era arrivato a delle soluzioni di carattere tonale, il tonalismo degli anni 30. Non a caso, in quanto pittore
tonale, nella ricerca tonale, era riuscito ad affermarsi ed aveva esposto alle quadriennali di Roma, la Biennale di Venezia, e aveva esposto anche alla Galleria La Barcaccia di Roma. E poi è stato anche vignettista, caricaturista, disegnatore di fumetti. Questa mostra di Guido Martello chiuderà il 15 novembre. Sabato 26 ci sarà un concerto all'Istituto De Benedictis con Nenzi Fazzini e Gianni Novelli. Il 4 novembre chiuderà la mostra dedicata a Sergio Leone nella Biblioteca Provinciale. Quindi fino al 15 di novembre proseguirà questa 24esima edizione che, diciamo, fino ad oggi ci ha soddisfatto. Io voglio ringraziare in ultimo i tanti che ci hanno aiutato, dalla ASL, dal BIB, dalla Camera di Commercio, la Regione che finalmente ha riconosciuto il nostro lavoro, l'amministrazione comunale e provinciale e la Fondazione Tercas. Raccontare la storia. Siamo arrivati alla pagina dello sport che apriamo parlando di calcio e di Serie C, ovviamente con il Teramo dopo i successi con Paganese e Virtus Francavilla. Per il Diavolo domani c'è la sfida alla Casertana. Tedino torna alla difesa a 4 con Bombaggi e Mungo alle spalle della prima punta, partita particolare per il tecnico biancorosso che ha allenato anni fa l'attuale trainer dei Falchetti Campani, Ciro Ginestra. Ascoltiamo il servizio di Jacopo Forcella. Il momento migliore del Teramo, reduce da due vittorie consecutive, quello con la Paganese e quello con la Virtus Francavilla nel turno infrasettimanale. Può essere probabilmente il momento di svolta per questa squadra che rincorre la zona alta della classifica, quantomeno quella playoff, anche se Tedino in conferenza stampa, nonostante i 6 punti in 2 partite, preferisce tenere i piedi per terra. Tra una squadra bruttissima domani da affrontare e dobbiamo affrontare questa, poi noi i calcoli in questo momento non possiamo farli sia in negativo che in positivo perché mancano talmente tante partite, dobbiamo riuscire a dar continuità sotto certi aspetti che sono quelli magari prima caratteriali, poi morali, poi tattici, poi tecnici, quindi dobbiamo fare continuare con questi step cercando finalmente di metterli i tasselli. Non dico in ordine cronologico, ma in ordine di ingredienti e di intersecarli bene e riuscire a dare continuità di risultati. Due Teramo sostanzialmente diversi, quello che gioca in casa, magari più spregiudicato, e quello che va in trasferta, più coperto, che però, come a Francavilla Fontana, riesce a portare a casa 3 punti essenziali nella rincorsa in classifica. Noi sappiamo che a Francavilla la partita è stata condotta più dal Virtus Francavilla che dal Teramo, su questo non c'è dubbio, hanno avuto più supremazia territoriale, più possesso, più tutto, abbiamo avuto anche 4-5 palle però clamorose per far gol, sì. Tantissime, sì. Però è vero anche che a un certo momento, nell'ultimo quarto d'ora, come si suol dire, avevamo messo il pullman davanti alla porta e con il nostro autista che è 2,02 m avevamo anche qualche vantaggio sulle respinte. Si tornerà dunque alla difesa a 4 con Cristini e Piacentini che dovrebbero rappresentare la cerniera di difesa, davanti Mungo e Bombaggi alle spalle di Magnaghi, unico attaccante. E a proposito di attaccanti, sarà una partita particolare questa, soprattutto per Bruno Tedino, che dall'altra parte, sull'altra panchina, ritroverà Ciro Ginestra, un giocatore che ha allenato tempo fa e che oggi ritrova come allenatore della Casertana. Il tecnico parla della sua esperienza passata con Ginestra e poi indica anche qualcuno nell'attuale rosa del Teramo che potrebbe seguire le orme di Ginestra e diventare chissà un giorno il prossimo allenatore. Ciro come giocatore è un giocatore intelligente che sapeva fare veramente tutto e quindi se uno sa far tutto significa che è intelligente. Se uno è intelligente, con tutto il rispetto, l'allenatore lo può fare benissimo perché se ha delle idee e le trasmette, le sa trasmettere. Sicuramente pensavo che fosse un processo magari meno rapido, ma sicuramente potevo pensare
che potesse essere un buon allenatore, sì, questo sì. E per quanto riguarda in questa squadra, intravedo qualcuno che potrà fare l'allenatore. Magari mi riferisco, di solito io sono sempre dell'avviso che sono un pochino più preposti a farlo quelli che hanno fatto i centrocampisti. Arrigoni, Costa Ferreira, diciamo che Costa Ferreira è anche un pochino più brillante magari nel parlare, Andrea invece è un ragazzo un pochino più introverso, però sono due ragazzi intelligentissimi e quindi in loro due vedo due giocatori sicuramente che possono fare questo mestiere, sì. Serie D adesso, Vastese Notaresco, Pineto Avezzano e Giulianova Chieti. Quella di domani è una giornata contrassegnata dai derby in chiave abruzzese, con il ritorno all'ora solare nel corso della notte. Il fischio d'inizio delle partite sarà anticipato alle 14.30 fino alla fine di marzo. Vediamo il servizio di Andrea Costantini. È una giornata da circoletto rosso, la nona del girone F di Serie D. Domani tutte le sei compagini abruzzesi saranno impegnate in tre derby che promettono scintille e danno anche importanti spunti di classifica. Si parte da quello dello stadio Aragona di Vasto, tra i padroni di casa e la capolista Notaresco. Il presidente della Vastese Bolami ha indetto la giornata biancorossa e dunque non saranno validi gli abbonamenti. Si aspetta una grande risposta di pubblico per aiutare la squadra contro la prima della classe. Mancherà il portiere Lorenzo Bardini, è stato accolto il ricorso e la sua squalifica è stata ridotta da 5 a 3 turni, domani sconterà dunque l'ultima giornata. Mancherà anche Palumbo, che sarà fermo un paio di settimane. Strabilianti i numeri del Notaresco, in serie aperta di 7 vittorie consecutive, primo posto in coabitazione con la Recanatese con 7 punti di vantaggio dalle terze. Meglio ha fatto solo il Palermo nel girone I con 8 vittorie su 8 ed un più 8 sulla seconda. Con 18 reti poi, la squadra di Magnoni è il miglior attacco del girone. Meglio in tutta la Serie D hanno fatto solo Mantova, Adriese, Luparense e Turris. Il Notaresco non vuole fermarsi e cercherà di prolungare all'Aragona il Magic Moment. Mancherà lo squalificato Marcelli. Sfida nella sfida quella tra i Super Bomber, Dos Santos e Sansovini. Al Marieni Pavone si sfideranno invece Pineto e Avezzano. L'impatto del neotecnico pinetese Paolo Rachini è stato ottimo sotto il profilo dei risultati, con la vittoria di Coppa e le due di campionato. Per il gioco c'è ancora molto da migliorare. Recuperato Alessandro, che è entrato nella ripresa a Torrentino e potrebbe strappare una maglia da titolare per questa partita da ex. L'Avezzano arriva all'appuntamento praticamente al completo e con la prima settimana piena di lavoro del neotecnico Andrea Liguori. Tenendo sempre grande considerazione comunque del Pineto, conosciamo le sue individualità, conosciamo che ha una gran difesa, che ha cambiato allenatore ultimamente, che comunque ha dato motivazioni diverse, però proprio perché nutro grande rispetto per il Pineto e grande rispetto per tutte le altre squadre, in questo momento mi preoccupo molto di più della mia squadra che magari degli avversari. Il valore di una squadra si vede al fine campionato, quando la classifica, ma a volte nei 90 minuti, il valore si può alterare con la concentrazione, con l'applicazione, con l'organizzazione e con motivazioni diverse. Quindi andiamo a fare la nostra partita, consci del fatto che davanti abbiamo una signora squadra. Alfadini va in scena il derby che mette insieme meno punti nell'attuale classifica, ma è anche quello con maggior blasone. Giulianova e Chieti per anni si sono affrontati in Serie C ed ora sono chiamate a porre fine ad un momento di appannamento. Il Giulianova, davanti al proprio pubblico, dovrà farsi perdonare per l'umiliante sconfitta patita a Fiuggi. Il presidente Bartolini si è scusato, ma è chiaro che ora la squadra dovrà fare la sua parte. Il tecnico Federico Del Grosso, ex di turno, ha grossi guai in difesa, essendo privo di Moi e Nazari, ed ha il dubbio di una linea a 4 o a 5. Nel secondo caso, Suriano e Vitelli finirebbero entrambi in panchina. In mediana, pronto a tornare Dolce dal primo minuto. Non se la passa meglio il tecnico teatino Alessandro Grandoni, privo dei difensori Venneri e Ricci e del centravanti Traini. Così per la prima volta potrebbe ricorrere alla difesa 4 coi centrali Vittiglio e Brugaletta, mentre l'ex Avezzano Bruni potrebbe agire da prima punta. Neroverdi anche loro bisognosi di riprendere fiducia e dare linfa alla classifica, visto che la vittoria manca dalla terza giornata. Da allora 3 pareggi e 2 sconfitte. Con il ritorno all'ora solare nel corso della notte, da domani le partite di Serie D si disputeranno alle 14.30 fino alla fine di marzo. È tutto per quanto riguarda il nostro telegiornale, adesso spazio a Diretta Stadio per seguire la partita fra Pescara e Benevento. Il prossimo appuntamento con il TG6 è alle ore 19, non cambiate canale dunque per restare con noi. Vi auguro una buona giornata.